Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Addicted to Games. Oggi giochiamo un nuovo gioco disponibile gratuitamente solo per dispositivi Apple al momento, ovvero Tactical Heroes. Questo gioco prende ispirazione da giochi come Clash of Clans, che tanto vanno di moda negli ultimi tempi sui tablet, fondendolo con giochi più strategici come la serie di XCOM. Andiamo subito a vederlo. Questa è l'interfaccia che avremo davanti una volta avviato il gioco, che ricorda moltissimo quella del già citato Clash of Clans. Infatti avremo le strutture da costruire e migliorare. Inoltre ci saranno due risorse principali, ovvero la tungstite e il litio, che bisognerà raccogliere e depositare in appositi edifici e ci servirà per reclutare nuove unità o per costruire e potenziare edifici e difese. È possibile inoltre spostare le strutture in modo da creare una base più funzionale, ma andiamo a vedere subito lo shop. Potremo, diciamolo subito, comprare le gemme dai 4,50 euro ai 90 euro e le gemme serviranno a velocizzare esponenzialmente il gioco. Ma le gemme potranno anche essere ottenute tramite alcune missioni, come quelle che vedete in questo elenco. Non mancheranno ovviamente le classifiche, ma vediamo prima di tutto cosa si può comprare. Potremo comprare vari estrattori per le risorse, depositi, degli scudi per difenderci dagli attacchi dei nostri avversari, ma gli scudi si pagano con le gemme. Inoltre potremo comprare caserme, infermerie o terapie atte a resuscitare i nostri eroi. Ci saranno anche alcune difese come muri e torrette. Le costruzioni al momento sono molto molto poche rapportate ai giochi che avevo citato in precedenza, ma si tratta comunque di un titolo appena rilasciato, quindi è una cosa comprensibile. Il comparto grafico non è certamente dei migliori mai visti in un videogioco per tablet, però è apprezzabile. La telecamera può essere infatti sia ruotata che alzata e abbassata in svariate angolazioni. E questo permette un controllo totale del campo di battaglia e della fase di costruzione. Questa è la caserma, qui potremo reclutare nuovi eroi che saliranno di livello man mano che giocheremo. Ogni eroe ha la sua classe, il suo grado e le sue abilità speciali. Ogni nuovo eroe parte come recluta e quando salirà al grado 2 potrà specializzarsi in una classe specifica che vedremo più avanti. Questa è la schermata in cui potremo decidere il tipo di partita e gli eroi da portare in battaglia. Potremo portare in battaglia fino a 7 eroi contemporaneamente. Le partite saranno divise in giocatore singolo, in cui andremo avanti in una sorta di campagna, multigiocatore, in cui affronteremo avversari casuali, e attacca amico, in cui potremo combattere contro dei nostri amici di Facebook o del Game Center. Questa è la mappa della campagna. Andiamo a fare questa missione. E ora possiamo farli sbarcare in uno dei quattro punti prestabiliti. Mettiamo questo più vicino. Ed eccoci. Ogni eroe avrà dei punti azione da spendere, che vedete in basso a sinistra. Potrà spostarsi dietro degli ostacoli in modo da prevenire il danno causato dagli avversari. Iniziamo a spostare le nostre truppe dietro questo risorse. E passiamo il turno. Quindi va a turni. Funziona in modo molto simile a XCOM, ma andiamo avanti.
continuiamo a spostarci furtivamente in modo da non rimanere in campo aperto. Ok, ecco un eroe avversario. Vediamo se riusciamo a distruggere questo deposito. Una feature interessante di questo gioco è che gli eroi funzioneranno come delle vere e proprie torrette. Potremo infatti, nella schermata di gestione della nostra base, posizionarli in qualsiasi luogo. Continuiamo la nostra partita. Questo deposito è distrutto e ci ha anche feriti un po'. È importante far fuori il quartier generale nemico. Una torretta avversaria ci sta bersagliando, quindi è meglio starne alla larga. La telecamera ogni tanto impazzisce, però sono dei piccoli bug che possono essere facilmente risolti. Distruggiamo questo muro in modo da aver ben visibile il quartier generale nemico. Bene, ora possiamo bersagliarlo. Vediamo infine le classi disponibili. Al momento sono tre e sono l'ingegnere, l'assaltatore e il cecchino, tre classi con ruoli ben distinti tra loro. Bene ragazzi, questo è tutto da Tactical Heroes. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento e magari condividete con i vostri amici e se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!